sull'ordine dei lavori, Presidente. Lei, sul regolamento, l'articolo no, 8 mi dica, seguente. Mi dica, perché vediamo lei era, se... Io non vorrei riaprire la discussione che abbiamo appena fatto. Se è su quello io non le do la parola. Se è su un altro argomento lei ha un minuto. Però è necessario fare un chiarimento a quello che lei ha appena detto. Perché in conferenza dei Capigruppo c'era lei e c'ero anch'io. Perfetto. E quando la Presidente ha dato la questione di un minuto per gruppo, sia il collega Federica che io abbiamo sollevato infatti la questione. Infatti non ho detto che è frutto di un accordo, onorevole Scicconi. Per una questione molto non semplice. Non possiamo riaprire qui questa accordo discussione. O non accordo, è una decisione Presidente. Della Presidente. Accordo o non accordo, è una decisione non della Presidenza e in quanto tale io sono tenuta ad ma attuarla qui al termine di una conferenza legare, Capigruppo. Legare l'ampliamento grazie, dei tempi. Grazie onorevole Scicconi, non... grazie. Onorevole San Nicandro, su cosa? Su quale su che cosa? Ma che cosa avete? Ma che cosa state dicendo? Non avete più il tempo per parlare. Volete parlare? Parlate per questa sera un minuto per dichiarazione di voto. Non ha senso continuare questa discussione procedurale, perché voi sapete qual è la conclusione a cui è arrivata la Presidente alla fine della conferenza dei Capigruppo. È una decisione della Presidenza e questa decisione della Presidenza voi dovete rispettare. Presidente, non è che io posso parlare facendo il richiamo al regolamento di qualcosa che non è nel regolamento, mi dica, altrimenti mi dica qual parliamo è il tema. Di cosa andiamo a mangiare stasera. Lei dice, entra in aula e dice un minuto per gruppo, fermo restando che è assurdo però matematicamente dare un grazie, minuto a un gruppo da... Nuti, grazie, grazie. Ma grazie. Allora, onorevole Rampelli vuole parlare sull'ordine dei lavori? Onorevole Rampelli, prego, a lei la parola. Onorevole Rampelli. Sì. Onorevole Rampelli, colleghi, fate parlare il collega Rampelli che ha la parola. No, allora colleghi, non è possibile andare avanti con interventi che non hanno alcuna attinenza al lavoro che stiamo svolgendo e che sono tutti uguali, per cui mi dispiace, non vi darò più la parola per richiamo al regolamento, mi dispiace. L'articolo 41 dice chiaramente che i richiami al regolamento per l'ordine del giorno, per l'ordine dei lavori o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla discussione principale. Io sono 10 minuti che sto con il braccio alzato per poter parlare sul regolamento, sulla soggettività delle sue decisioni che sta facendo una censura preventiva sui nostri interventi. Io posso capire quando lei dice dovete intervenire uno per ogni argomento, però lei sinceramente non ci ascolta e prima ancora di sentirci già censura dicendo che è sempre lo stesso argomento. Nel mio caso non credo che sia lo stesso argomento, visto che non ho tirato fuori l'articolo 8, non ho tirato fuori la questione della Capigruppo, ma sto tirando fuori un altro articolo che prima di adesso nessuno aveva tirato fuori e lei già stava censurando il tutto preventivamente. Questa è una violazione del regolamento e non riesco a capire veramente lei come possa ogni volta stabilire la bontà dei nostri interventi. Ci dia Scicconi qualche numero per domani che ce li giochiamo. Grazie, visto che ha la palla di vetro no, e ha può... concluso il tempo, non so che cosa vi posso fare. Colle De Lorenzis. Onorevole De Lorenzis. Ha chiesto la parola, io le ho dato la parola sul richiamo al regolamento, su cosa? Presidente, io avevo chiesto la parola prima di questa votazione e vorrei conoscere per quale ragione lei ha deciso di ignorare onorevole, la mia richiesta e farmi parlare adesso. Ora, o questo regolamento non vale nulla e ce lo dite in maniera chiara, più chiara di quello che state manifestando adesso in aula, oppure fa... parlare e non dà più la parola a persone che prendono la parola soltanto per difendere la maggioranza, perché lei non è grazie, di fatto responsabile. Grazie, onorevole Fraccaro, lei ha esaurito il suo tempo, mi dispiace. No, richiamo regolamento, Presidente. Mi dispiace. No, ma allora, Presidente... ho capito, grazie. Queste riforme costituzionali sono pregne di maturità concettuale. Nel merito, nei contenuti, perché portano alla dittatura, e nel metodo per come si stanno affrontando le votazioni. Visto che il servizio militare è stato tolto dall'attuale Presidente della Repubblica, grazie, le consiglio di...
come possiamo fare a sottoscrivere l'emendamento, dato che mancano i tempi concretamente proprio? Dovremmo venire da voi? Lo fate al banco della presidenza, certo, comunicate okay, allora, al banco della presidenza. Sto venendo, grazie. Vabbè, ma comunque me l'ha già detto, quindi va bene, anche da qui va bene. Allora, metto in votazione l'emendamento 31. Punto. No, no, ma non c'è problema, lo fate tranquillamente, intanto io lo metto in votazione. Allora, riprendete posto, scusate, qui non stiamo a giocare. Prima il mio collega le chiede come possiamo tecnicamente esercitare il nostro diritto. Lei ci dà un'indicazione, veniamo sotto il banco della presidenza e noi non siamo di serie B qui dentro, Presidente. I nostri diritti valgono come quelli della maggioranza, anche se loro sono qui con un voto incostituzionale e una maggioranza incostituzionale e noi no, e noi no. Secondo, siamo venuti lì sotto, lei ci ha mandato in un altro tavolo dell'aula dove non avevamo la possibilità tecnica di esercitare il nostro diritto e nel frattempo ha chiuso la votazione, non ci ha permesso, non ha permesso al Movimento 5 Stelle di votare. Lei sta gestendo l'aula senza permettere a una forza politica di votare. Il nostro voto conta come qualsiasi altro voto e ci deve portare rispetto in quest'aula, Presidente. Noi chiediamo il suo rispetto. Lo so, Presidente, che non è colpa sua ed è solo colpa della Boldrini che non, ed è così vigliacca da non venire in quest'aula a prendersi le sue responsabilità. Onorevole Fraccaro, non le consento, non le consento di parlare così della Presidente della Camera. Ecco, questo siete, grazie.